Anch'io mi considero un artista. Vedo la vita come un riconoscimento dell'arte. Alcuni artisti odiano le loro opere una volta terminate, io invece sono tra i miei più grandi fan. E una delle mie opere predilette entrerà da quella porta da un momento all'altro. Salve, vuole ordinare? 15 doppi cheeseburger, per favore. 15 doppi da portare via? Non da portare via, li mangio qui. Sospendi l'ordine! Vuole mangiare 15 cheeseburger tutti da solo? Sì. Perché sono grandi, crede che 15 siano troppi? Sì, un po' troppi. Ok, allora 12, una dozzina. Scusi, signore, lei è ubriaco. Secondo lei ci si può ubriacare con 6 birre? Ehi, amico. $100 che non riesce a mangiare 6 doppi cheeseburger, altro che 12. Lei sta dicendo che quei cheeseburger sono molto grandi? La mia scommessa è che non riuscirai a mangiare 6 cheeseburger. Sai, io avrei un po' di fame. Ma forse ha ragione lei, 12 sono troppi. Sa che le dico, mi faccia 2 doppi cheeseburger, 3 porzioni di pollo fritto, un sandwich con bacon, 2 prosciutto e formaggio svizzero con pane di segale, una bistecca di pollo fritto, un turkey club, e 2 porzioni di peperoncini con cipolle e una fetta di ognuna di quelle torte. Una fetta di ognuna, ho capito bene. Desidera altro? 3 porzioni di cipolle fritte. Ah, certo. È un pranzo decisamente più ragionevole di 12 doppi cheeseburger. E niente sottaceti. Ah, niente sottaceti. $100. Se riesci a finire tutto entro un'ora, senza alzare il culo da lì e senza vomitare. Non mi intendo di scommesse, amico. Che ne dici di 2-1, allora? No, facciamo 3-1, cioè 300 dei miei contro 100 dei tuoi. Certo, perché no? Sono solo soldi. Al, tienili tu questi. Certo. Vorrei puntare anch'io. Palla 8, quell'uomo riuscirà a mangiare tutto? Scommetti. Potrei partecipare anch'io? Chiedi a lui. A me piace giocare d'azzardo. Tu sei più matto di lui. Ma i miei soldi vanno bene, vero? Per me benissimo. Signore, gradisce qualcosa da bere? Con questo è tutto. D'accordo. È 1:10. Ai vostri posti. Pronti? Un attimo. Ketchup, per favore. Grazie. Allora, qual è il trucco? Il trucco? Dov'è il cibo? Non può essere tutto nel tuo stomaco. A dire il vero non lo so. Il fatto è che mi è sempre piaciuto mangiare più di ogni altra cosa. Quando andavo al ristorante avrei ordinato tutto dal menu. Ma ero sempre trattenuto dalla limitata capacità del mio stomaco. Poi, 17 anni fa, ho espresso un desiderio. E sorprendentemente si è realizzato. Ora ho quello che potremmo definire un buco nero nella pancia. Non mi resta che mangiare in questo modo 6 o 7 volte al giorno. È diventato costoso, così io viaggio parecchio e approfitto di gente come lei per pagarmi il conto. Buona questa. Signora, mi scusi. Vorrei sapere una cosa. Le piace ancora mangiare? No. È diventato un peso. Ascolta, ragazzo, non ci importa di essere stati fregati da lui, ci ha offerto un bello spettacolo, ma tu hai superato il limite.
Che cosa ho fatto? Ho puntato sul cavallo giusto, tutto qui. Tu eri d'accordo, riconosco un bar a prima vista. Mi sono buttato, lo giuro, non l'avevo mai visto in vita mia. Ma il tuo amico sì, non è vero amico? Non posso negarlo. Adesso dammi i soldi che hai rubato, figliolo. Ehi, ho vinto una scommessa, se questo è un reato chiami la polizia. Sono io la polizia. Ah, ok, ok. Mi dispiace. Sono tutti i soldi che ho. Fuori dai piedi, ragazzo.